Non c'è pace per il centro commerciale Il Castello, preso nuovamente di mira da una banda di ladri. Stavolta i malviventi, dopo essere riusciti a penetrare nella struttura, hanno portato via una cassaforte e l'incasso di ben due attività situate all'interno dello stabile a Città di Castello. Secondo una prima ricostruzione, sembra che due individui siano riusciti a salire sul tetto, poi penetrare sfondando un lucernaio. Una volta sul sottotetto hanno avuto la capacità di rompere l'intercapedine, non una ma ben due volte, visto che la prima volta hanno trovato una grata di metallo. Il secondo tentativo invece è andato a buon fine. Una volta scesi nel centro commerciale si sono diretti verso i negozi d'abbigliamento, dove hanno divelto la cassaforte dal muro e rubato il fondocassa. La cassaforte è stata sollevata e portata sul tetto, dove i due l'hanno aperta e poi prelevato i soldi. A questo punto l'attenzione di due si sono rivolte all'attività commerciale a fianco, un negozio di scarpe, dove hanno rubato il fondocassa e hanno provato a portare via la cassa, facendo scattare il sistema d'allarme. A questo punto i due sono risaliti sul tetto e hanno utilizzato le scale d'emergenza per darsi alla fuga. L'allarme è scattato alle 22.54 alla centrale Telecontrol di Arezzo. Subito è stato inviato sul posto un vigilante, arrivato due minuti più tardi. L'addetto alla sicurezza, dopo aver avvisato il direttore, ha controllato anche le immagini delle videocamere esterne alla struttura, notando proprio due persone che stavano fuggendo verso i campi adiacenti al centro commerciale. Sul posto questa mattina è arrivata una volante della polizia, che sta effettuando tutte le indagini. La proprietaria del negozio d'abbigliamento infatti si è accorta solo del raid questa mattina, poco prima dell'apertura.